Ciao a tutti. Allora, proverei in questo video a fare, diciamo, una simulazione, per esempio, che questo sia un bordo di un cofanetto o di una scatola. E magari più avanti, nei vari video, vediamo, le varie possibilità di come diversificare il nostro intaglio. Allora, il video, lo farei con le solite sgorbie per il principiante, magari aggiungendo qualche taglia di semicerchio in più. Però questo, man mano che vado avanti, vedo se vale la pena farlo oppure no. Allora, iniziamo con il primo taglio in sicurezza. Le mani devono reggere bene la sgorbia, le dita sotto, come vedete, sono appoggiate. Ricordarsi l'inclinazione che è molto importante, e intagliamo in sicurezza. Ora passo con semicerchio a eliminare i bordi. Ok, allora io proverei in questo video a fare la stessa cosa che avevo fatto con la cornice. Un intaglio molto simile, però non fatto sul bordo, ma fatto sul piano. E vediamo il risultato di come viene. Allora, senza stare qua a disegnare le cose, cercare di dare una forma. A mano libera possiamo fare delle cose così, anche se non sono proprio bellissime. Vediamo cosa verrà fuori da una cosa del genere. Angolare. Iniziamo. Allora, qua devo stare attento perché c'è la venatura del legno che mi può spaccare la parte finale, perciò devo dargli prima il taglio e dopo andare contro in questa maniera qua.
Ho avuto la mano un po' tesa, perciò mi è scappato un po' l'angolare. Non è un problema. Ora lo giro. Ora non sto seguendo le stesse linee, sto modificando man mano che sto andando avanti, sto guardando il modo migliore in cui posso dare la forma. Ok, allora adesso con semicerchio grande proverei a fare questi tagli qua. Mi sono toccato con angolare e mi sono leggermente tagliato. Ok, allora in pratica in questa maniera qua. Andiamo avanti. Cerco sempre di seguire l'andatura dell'angolare, dopodiché ragiono sul pezzo rimasto, cercando di capire, come si può dargli la forma al meglio possibile. Allora, che cosa possono fare in questa maniera? Ok.
Allora, vedo che il coltello inizia a tagliare poco, perché questa cosa qua va fatta sempre prima di iniziare il taglio, però non serve applicare tanta forza. Vi ricordo, si sdraia il coltello e si fa in questa maniera qua. Pulire la lama. Okay. Allora, qui si vede subito che chiama a fare l'intaglio in questa maniera qua. Qui idem, faccio in questa maniera qua. Cercatemi di seguire perché non c'è niente di complicato. Sto applicando la mia fantasia su uno spazio che ho diviso nei vari spazi più piccoli e sto dando forma al mio lavoro. Qua c'è il rischio che si rompe, però voglio farvi vedere se accade pure adesso. Adesso cerco di prestare parecchia attenzione quando arrivo al limite. Ok, è andata bene. C'era alto rischio che si spaccava. Però il consiglio è sempre prima il taglio e dopo andare con semicerchio. Allora farei prima tutti questi spazi esterni. Vi ricordo le mani sempre laterali in una posizione sicura. Ok, c'è questo risultato. Allora, adesso dentro in questi spazi qua vediamo cosa possiamo fare. Allora, siccome qua c'è questa parte tonda, mi viene da fare con semicerchio di fare un taglio qua all'interno, che così prendo questa linea qua e lo unisce bene e nell'insieme starà molto bene con questo taglio qua. Perciò andrei a farlo subito. Faccio in questa maniera qua.
Ora, in questa maniera qua, niente di difficile. Qui sto uscendo, sto per uscire dal bordo, perciò rallento la mano e faccio pian piano il movimento oscillante destra-sinistra per non rovinare l'intaglio fatto davanti. Ok. Qui faccio questo taglio qua. Questo potrei anche lasciare lo spazio piccolo. Prima devo pulire. Allora, adesso faccio la continuità in questa maniera qua. Allora, le tratte molto lunghe non sono belle da vedere, ma in questo caso qua dopo andrò a romperla, perciò va bene. Qui vedo subito che devo fare questo taglio qua all'interno. Come vedete non sto facendo tanta fatica, ma sto facendo il movimento destra-sinistra, però un po' di forza richiede. Ok. Qua. Prima devo fare il taglio all'interno, perché sennò il rischio è molto alto di rompere questo bordo qua. Adesso inizio circa da metà. Faccio questo taglio. La pulizia è fondamentale, ricordatevi questo. Adesso qui la cosa migliore da fare, possiamo fare in questa maniera qua. Dall'inizio andare a rompere il bordo. Ed ecco cosa sta venendo fuori con un semplice semicerchio. Intaglio molto bello al tatto, sta iniziando già a prendere la sua forma, perciò a me piace molto. Dipende dopo da quello che volete fare. Ok.
po' di pulizie. Ok, ora prendo il angolare senza andare a prendere un altro semicerchio che vedo già una profondità bella e perciò possiamo andare solo con l'angolare. Se facevamo con semicerchio di un'altra misura, gli davamo ancora molto più forma. E ora, come volete voi, fate il taglio con angolare. Rompendo vari bordi, vi faccio vedere la mia maniera di come faccio io, però dopo voi fatelo, cercate di farlo nella vostra maniera, che così sviluppate una cosa vostra personale. Perciò persone che non sanno disegnare, non sanno come fare, diciamo, figure, creare figure o eccetera, questo tipo di intaglio li può aiutare nell'inizio. Perché qua, come avete visto, con poche linee riusciamo a dare le forme all'intaglio. E questo taglio, cioè questo intaglio lo facciamo su una superficie piana. Si può mettere in campo le sgorbie per il basso rilievo e giocare sui livelli. Magari in una di questi facciamo questa prova qua.
Facendo questo intaglio è importante dare la plasticità all'intaglio. C'è la vostra sgorbia, il vostro angolare, dovete imparare a girare in una maniera molto fluida senza fare movimenti troppo chiusi. Perché sennò le linee troppo curve non sono belle da vedere. Ci siamo quasi, pulisco, ok, abbiamo questo risultato. Passo con la carta vetrata.
Vediamo come prenderà la forma. Questo è il risultato. In taglio molto aggrapposo, molto bello e molto formoso, perciò si può applicarlo sulle varie cofanetti, scatole, i bordi, si può farlo grande, più grande, riempire ancora di più e dare una bella bella forma a questo intaglio. Ok, per adesso è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete like, se avete delle domande scrivetemi sotto il video, lascio il mio numero di telefono, perciò scrivetemi su WhatsApp. Chi non si è ancora iscritto, iscrivetevi al mio canale, mettete il campanellino che così vi arriverà la comunicazione della pubblicazione dei nuovi video. E per ora è tutto, vi ringrazio e ciao!